wanna know a secret. E ciao a tutti ragazzi, sono il vostro Darius T e oggi siamo su un nuovo video di Brave Frontier RPG. Questa volta si ritorna dopo un po' di tempo nel forum di Brave. E vi lascio il link in descrizione, andate a iscrivervi, dove si parla di notizie, dove potete mettere, scrivere i vostri suggerimenti nel gioco, fare amicizia con i moderatori e altra tanta bella gente. Comunque, questo video qua dovevo farlo un po' di tempo fa e sono le cronache del futuro, ottobre 2016, siamo ormai al 17, lunedì, e c'è stata la grande notiziona, la notizia quella attesa da quando quella chiave ci aveva detto di aspettare le notizie di lunedì. Intanto andiamo a leggere che cosa ci aspetta a fine ottobre e inizio novembre. Allora, il vortice proibito. Data stimata a rilascio ottobre 2016. Da quello che ho capito io, che andremo a leggere dopo, forse ancora sta roba qua basta. Mantieni le convenzioni in un visuale... Basta sto messaggio qua, non ce la faccio più. Da quello che ho capito forse ci sarà questa settimana, anche perché... Se no poi settimana prossima è l'ultima settimana di ottobre e non c'è più poi spazio per l'evento di Halloween. Quindi anche se questa cosa qua dura solo fine settimana. Comunque andiamo a leggere. Mai sentito parlare di unità così impressionanti che possono solo essere catturate e non evocate? Conosciute come evocazioni proibite, a queste unità è stato negato l'accesso al portale raro, in trepidante attesa di coraggiosi evocatori in grado di comandarle. Potrete, ciao, so leggere, trovarle soltanto all'interno del vortice proibito, un dungeon così pericoloso che può essere aperto soltanto in specifiche ore della settimana. Non perdete mai neanche una sola possibilità di correrci dentro e troverete una cosa gratificante, bla bla bla. E a mio parere questa qua è una bella innovazione in riguardo a contenuti esclusivi, secondo me, eh. Condurre battaglie simili a sfide definitive, si spera non troppo difficili come le sfide definitive. La strategia è la chiave. Unite le forze e usate le vostre forze con gli altri giocatori per condividere le vostre esperienze ed avere possibilità contro i boss che desiderate catturare, visti i loro molteplici assi nella manica. Questa cosa qua sinceramente non voglio sperarci troppo, ma mi fa pensare a una sottospecie di raid, però non credo. In caso siate vincitori fortunati, sarete fieri possessori di un'evocazione proibita, ma piuttosto che essere la ricompensa definitiva per i vostri risultati, sarà soltanto l'inizio del vostro percorso. E dice perché? E dice, infatti, le evocazioni proibite condividono un tratto comune. Possono solo evolversi con più copie di se stesse. Quindi, è come dire una fusione, no? Se volete aumentare il Brave Burst di un'unità... Se volete aumentarla sicuro, oltre che le rane, dovete fondergli la stessa unità. Ad esempio, se voglio portare avanti il Brave di Vargas, se non ho rane, dovrei avere altri Vargas, se voglio aumentarla sicuramente. Comunque, può essere strano, ma ha sicuramente un beneficio impressionante. Queste unità rinnovano costantemente la propria forza, tenendosi al passo coi tempi, rimanendo rilevanti, oh mio Dio, non so leggere oggi, per il meta di Brave Frontier RPG. E poi ci dice che rimaniamo un attimo su questa notizia qua. Il vortice proibito, sinceramente, è una bella cosa. E non vedo l'ora che ci sia, non vedo l'ora che arrivi, e tanto hype per questo, anche se sembra figo e non è stato detto che riceveremo l'unità sicuro, da quello che ho capito. Non è sicuro che appena lo finiamo lo riceviamo. Frattura capitolo 2, nuovo mondo per... Mentre la frattura resta per lo più accessibile, molto frequente, ma con... Ok, giusto. Mentre la frattura... Ah sì, c'è un'altra aggiunta per la frattura. Le missioni del Raid 5, finalmente. Halloween 2016. E dice... È arrivato di nuovo quel fantastico periodo dell'anno. Entrate nello spirito di Halloween con gustose caramelle. Sciocchi scheletri, spiriti erranti e fidanzate assassine. Hanno detto tre cose. Scheletri, spiriti erranti e fidanzate assassine. Secondo me queste sono unità da evocazione. Poi fate voi come volete. O magari sono due evocazioni mentre una è vortice proibito. Chi lo sa.
Ma arriviamo all'argomento caldo di oggi. Hanno detto, signori, la fine è soltanto l'inizio. Ritorno di mutaforma parte 2. Questo qua è un altro mutaforma. Ora, io andrei ad analizzarla. Datemi un secondo nel dettaglio. Ok. Io vorrei vedere qua se ci sono delle cose. No, cose misteriose non ci sono. Però questo a me sembra un dragone. Quindi magari la signorina qua si trasforma in un drago di acqua. Sarebbe molto figo se lo facesse seriamente. Che sia del clan di Cornelius, molto probabilmente. Molto probabilmente sì. Alcuni dicono che è la sua arma segreta, altri dicono che è la sirena che è stata costretta a scendere negli abissi da Jason. Chi lo sa? Comunque, andiamo a leggere questo piccolo pezzettino. Questa settimana partecipa al ritorno di Mutaforma parte 2. È la fine, è soltanto l'inizio. Incontra la Luna della Nobiltà. Non sai chi è? Scoprilo in una nuova missione personaggio e gioca nei panni di una nuova unità rara della famiglia di Mutaforma, in uscita questa settimana. Poi ci dicono: proibita, pericolosa. La parte più terrificante del vortice sta per rivelarsi, portando alla luce unità a cui è stato proibito l'accesso al portale raro. Oserai catturare lo schiavo sacro ed evolverlo a divoratore dei regni? E qui c'è un momento, un attimo di pausa perché non capivo. Non capivo perché stanno parlando di Luna della Nobiltà. Quindi suppongo che Luna della Nobiltà, Luna si chiama lei, no, però non credo. Stavo pensando, allora, lei è una femmina e quindi se sembrerebbe una femmina e quindi non dovrebbe venire nominata come maschio. Quindi qua sono due notizie al prezzo di una, da quello che ho capito. Lei è la Luna della Nobiltà ed è dei mutaforma e ci sarà la missione personaggio. Ma un'altra notizia è quella del vortice proibito, dello schiavo sacro. Lei non mi sembra tanto uno schiavo. Quindi sono due notizie a parer mio. E la cosa mi sta abbastanza figo. Non significa niente, però mi sta abbastanza figo. E questa settimana, oggi è lunedì, quindi entro giovedì sapremo tutto. Sapremo se sarà evocabile, sapremo chi è. Se da questa settimana ci sarà il vortice proibito. E non vedo l'ora di addentrarmi in questa missione, sperando ovviamente di riuscirci. E niente ragazzi, il video è finito qua. E ditemi voi che cosa ne pensate, quali sono i vostri supposti per la ragazza e per lo schiavo. Speriamo che questo vortice proibito sia una bella cosa, sicuramente. E per informazioni future passate dalla pagina di Facebook e iscrivetevi al canale di YouTube, mettete un mi piace al video, commentate e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!